Oggi voglio parlarvi di Matthias Sindelar, questo elegante signore che nacque nel 1903 a Kozlov, oggi in Repubblica Ceca, ma all'epoca facente parte dell'Impero Austro-Ungarico. Fu la stella del Wunder Team, la nazionale di calcio austriaca che nei primi anni 30 dominava nel panorama calcistico europeo. Era soprannominato Carta Velina, in tedesco Papyrane, per le sue grandi doti di dribblatore. Dopo una breve parentesi con l'Hertha Vienna, legò il suo nome al club Austria Vienna, con il quale segnò 155 reti in oltre 265 presenze. Significativa anche la sua esperienza in nazionale, nel Wunder Team, appunto. Non male per un ragazzo che fin da piccolo dovette lavorare per mantenere la sua famiglia e che giocava con gli amici a piedi nudi per non rovinare l'unico paio di scarpe buone che aveva. Per l'Europa di quegli anni, però, la situazione era assai difficile. E il futuro non prometteva nulla di buono, a causa della politica aggressiva di riarmamento ed espansione della Germania varata da Adolf Hitler dopo il 1933. Pochi giorni dopo l'assassinio del primo ministro austriaco Dollfuss, l'Austria venne annessa al Reich nazista. Nei piani di Hitler, con l'Anschluss del 1938, cioè con l'annessione dell'Austria alla Germania, l'Austria sarebbe cessata di esistere, in favore della Grande Germania, che comprendeva al suo interno, oltre alla Germania e all'ex Austria, tutti i territori tedeschi persi dopo la sconfitta del 1918 e tutti i territori europei abitati da minoranze etnico-linguistiche di origine germanica. Nasceva così il progetto del Terzo Reich. Venne dunque organizzata una partita di calcio tra il Wunder Team austriaco e la selezione tedesca per celebrare l'unificazione dei due paesi. Alla fine della partita, il Wunder Team sarebbe stato sciolto e i migliori giocatori austriaci avrebbero indossato la casacca tedesca. La partita venne vinta senza problemi dalla selezione austriaca, anche grazie ad un gol di Matthias Sindelar. Alla fine del match, quando le autorità naziste imposero ai giocatori austriaci di cambiare maglia e di prestare giuramento di fedeltà, Sindelar si rifiutò categoricamente. Nella casa che fu del grande giocatore, oggi è stata apposta questa targa per ricordare lo sfortunato incidente del 23 gennaio 1939, quando il grande campione, insieme alla sua ragazza, trovarono accidentalmente la morte a causa di un malfunzionamento della stufa di casa. A distanza di molti anni, sono moltissime le persone che dietro quel misterioso incidente vedono la mano degli agenti segreti nazisti risoluti ad eliminare un oppositore scomodo quanto famoso al loro disegno egemonico.